È stato molto bello sia da parte nostra che da parte di chi si è venuto ad allenare. Eravamo tutti super euforici, non vedevamo l'ora di poter ricominciare ad allenarci tutti insieme qua. E quindi questi primi 2 giorni è abbastanza positiva la risposta di tutti quanti, insomma, avevamo voglia di ripartire. I mesi dove invece siete stati chiusi, quelli più duri. Quelli sì, un bel disastro perché comunque nonostante stai chiuso e non lavori, non cioè, per diversi mesi non sono nemmeno arrivati gli aiuti, i famosi bonus che arrivavano almeno l'anno scorso erano arrivati e quest'anno siamo stati totalmente abbandonati, quindi insomma i primi mesi di quest'anno sono stati veramente tosti, veramente pesanti, sì. Come sta approcciando un po' la clientela? Piano piano sta ritornando, è anche il periodo dove un po' le palestre si svuotano, questo, entriamo nei mesi giugno, luglio, agosto. Esatto, infatti come l'anno scorso ci hanno fatto aprire il 24 maggio, l'anno scorso 25, quindi siamo lì. E periodo un po' sfigato perché comunque quando arriva il caldo e l'estate si avvicina, chiaramente c'è sempre meno, chiaramente molti preferiscono andare al mare in estate, quindi sì, al momento sono tornati quasi tutti, per fortuna, e tocca vedere effettivamente se dopo l'estate ci sarà di nuovo lo stesso numero di prima, perché purtroppo regolarsi con i numeri estivi non è che si lavora poi tantissimo, quindi è un po' ancora un'incognita. Un'ultimissima cosa, la particolarità più pesante in questo momento è l'utilizzo degli spogliatoi praticamente al minimo, quel capitolo delle docce, anche per chi magari lavora, viene in pausa pranzo, gli risulta difficile. Infatti, tutti quelli che venivano in pausa pranzo al momento non sono tornati. Qualcuno ha deciso di tornare la sera, magari dopo le 6, quando stacca all'orario di chiusura, cioè prima dell'orario di chiusura, in modo che va direttamente a casa a fare la doccia. Ma quelli della pausa pranzo giustamente non possono. Allora, intanto è stato bello poter tornare, insomma, nel posto di lavoro, rivedere tutti i vecchi clienti che sono arrivati, soprattutto gli abitudinari, quelli di sempre, sono arrivati subito già il primo giorno. E poi, niente, è stato bello poter tornare finalmente a lavorare serenamente e bene, e tranquillamente. Allora, questi mesi sono stati particolarmente duri. Però per fortuna devo dire che comunque noi lavoratori siamo stati abbastanza aiutati dai vari decreti dei sostegni. La palestra come tale un po' meno, quindi un po' meno di aiuti diciamo, ai proprietari più che ai lavoratori. È stata dura perché comunque come ti dicevo noi teniamo, cioè il mio lavoro, io amo il mio lavoro, quindi preferirei prendere dei soldi lavorando piuttosto che stare a casa, questo. Allora, qui noi sanno tutti che noi rispettiamo tutte le normative, abbiamo tutti i dispositivi di sicurezza per disinfettare e nessuno ci ha detto che insomma non veniva per paura ancora del virus o del Covid, però abbiamo avuto comunque cioè, meno persone di quanto insomma ci aspettassimo di ritrovare.